Ciao a tutti, eccomi di nuovo e benvenuti sul canale di Crystal Mandala. Allora, oggi ho pensato che, dato che c'è tutta questa bella luce, perché c'è il sole oggi, e ho anche lavato le finestre, quindi c'è ancora più luce in questa casa. Allora, oggi ho pensato che partiamo con una nuova serie, e questa serie si chiamerà qualcosa del genere come Facciamo un mandala di lana insieme, facciamo un ojos de Dios insieme. Non è propriamente un tutorial, ma vi vedrete divertire a fare gli ojos de Dios in mandala di lana e potrete provarci a farlo insieme a me. È una serie perché ho 5 misure di bacchette. Quindi ho uno piccolino, uno medio e così via, sempre più lunghi. Sempre più lunghi. Il più lungo è abbastanza lungo. Quindi ho pensato di fare per ciascuna lunghezza un video e preparare questi ojos de Dios. Poi fatemi sapere se vorreste che vi spieghi cosa sono gli ojos de Dios. Così faccio un spiego come un'introduzione al prossimo video. Ecco, e oggi faremo un mini ojos, un ojos piccolino di queste bacchette. Andiamo a fare il nostro mandala di lana. Thank you.
Allora, ovviamente potete utilizzare qualsiasi colore volete. Ops. Io di solito inizio con il bianco perché risalta al centro. E come avete visto, ho semplicemente unito le due bacchette andando a forma di croce, dopodiché ho iniziato ad andare in giro, quindi andando intorno alle bacchette e girando il tutto. Allora, ovviamente essendo piccolino cambio spessissimo colore e come avete visto, per cambiare colore, taglio ovviamente il colore precedente e faccio i nodini, dietro, poi questa cosa alla fine li taglieremo. E che altro? Per introdurre il nuovo colore posso sempre fare dei nodi con il colore precedente dietro oppure semplicemente lo porto su andando intorno, si ferma da solo, se siamo bravi. Thank you.
Eccoci con il nostro mini ovos tradizionale, con le piume che cadono, ma si possono fissare con della colla, con un pezzettino della lana per appenderli. E questo io lo userei per esempio in macchina, perché è molto carino, piccolino. Grazie di aver visto questo video. E se avete dubbi, domande, scrivetemi sotto nei commenti e condividete questo video. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e ci vediamo la prossima volta. Oppure ve lo spiego. Ok, shubidubidu.